Ecco, tanto noi abbiamo con noi, lo ringraziamo, Luigi Di Maio, il vicepresidente della Camera del 5 buongiorno. Stelle. Buongiorno. Ecco, onorevole buongiorno Di Maio, a voi. Chi ha deciso di voi, dei 5 Stelle, l'ammenda di 150.000 euro a chi decide di andarsi? Chi l'ha deciso intanto? Lo abbiamo deciso come gruppo che sta seguendo le elezioni comunali romane insieme ovviamente a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, in seguito al fatto che, se voi ricordate, a Roma c'è un fenomeno, c'è stato uno scandalo che si chiamava Mafia Capitale, certo, che dovrebbe quantomeno far preoccupare tutti i gruppi politici di questo paese. Ecco, ma a chi viene applicata? A chi viene applicata esattamente? Viene applicata a chi o tradisce il mandato e quindi mentre sta portando avanti il suo mandato passa da un'altra parte, oppure a chi ancora peggio si macchia di reati, certo, e quindi in quel caso c'è bisogno semplicemente di riscuotere da parte del movimento una somma di 150.000 euro per danno d'immagine. Quindi diciamo che è una sorta di contratto che bisogna fermare con tanto di penale preventiva. Ovviamente non è un'imposizione, chi si vuole candidare con noi firma questo impegno. Poi, è un impegno preventivo, diciamo. Certo che è un impegno preventivo, io le volevo leggere, sì, semplicemente prendo 10 secondi, l'articolo, certo, 160 della Costituzione del Portogallo, quindi né della Svizzera, sì, né di un paese del terzo mondo, che dice una cosa molto semplice: perdono il mandato da deputati coloro che non frequentano l'assemblea o eccedono il numero di assenze o si iscrivano ad un partito diverso da quello per il quale sono stati presentati alle elezioni. E questa è la Costituzione del Portogallo. Questo è l'articolo 160 della Costituzione del Portogallo. Però l'articolo 60... ma infatti concludo. Quando sono state fatte le riforme costituzionali, sì, sia alla Camera che al Senato, abbiamo proposto questi punti all'interno, sì, della riforma costituzionale, e ovviamente un Parlamento, come diceva lei, che ha il record di Volta Gabbana, si è guardato bene l'approvarli. Però l'articolo, scusi Di Maio, l'articolo 67 della Costituzione nostra, certo, attualmente vigente, certo, dice che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Allora andate, sì, contro la Costituzione sostanzialmente. Beh, noi abbiamo trovato un escamotage, ma non siamo d'accordo con quell'articolo della Costituzione, credo che i cittadini non siano d'accordo. Certo, ma infatti noi abbiamo vincolato questa multa al danno d'immagine, questo è l'escamotaggio per riuscire a evitare i cambi di casacca. Ora non dico che avverranno, però lo abbiamo applicato con successo ai parlamentari europei del Movimento 5 Stelle, c'è cioè una multa di 200.000 euro, e al di là che sono persone correttissime, è un'esperienza già portata avanti. Certo, però lei ha il punto è uno solo, sì, Minoli, prego, prego. Se c'è un Parlamento di cambi di casacca, se c'è qualcuno che si vende, c'è qualcuno che compra in questo Parlamento. E quello che evidentemente, secondo me, va sottolineato è qual è la merce di scambio. Perché se, come lei diceva, Renzi è stato il principale acquirente dei Volta Gabbana, addirittura ha acquisito un intero partito nel suo governo, che è NCD, che è un partito che si fonda sul tradimento del mandato elettorale e che ha ottenuto 3 ministeri. Quando Verdini ha cambiato casacca ha ottenuto le vicepresidenze di commissione, quando Formigoni ha sostenuto il governo Letta ha ottenuto la presidenza della commissione agricoltura, quindi non c'entra niente con la libertà di mandato questa storia qua, ecco. Qui c'è semplicemente opportunismo politico, come ammetteva anche Villari prima. Ecco, ma Villari diceva anche una cosa, con che diritto Grillo, che non è eletto ed è un condannato, può imporre la sua volontà a chi viene eletto dal popolo? Ma a parte che non ha imposto niente, perché come le dicevo bisogna firmare per candidarsi, per i cittadini, ma soprattutto è il fondatore e il garante del Movimento 5 Stelle, non bisogna essere eletti per forza in Parlamento per fare una regola di una forza politica. Tra l'altro faccio presente che altri leader di forze politiche non stanno in Parlamento in questo momento. È vero. Grillo è il garante di queste regole, ma le ripeto, la nostra è stata una decisione univoca su questo tema, perché a Roma c'è stata Mafia Capitale e noi non possiamo permetterci di non dare ulteriori garanzie ai cittadini romani. Questo l'ha detto. Senta, ma pensate, comunque è una pratica da combattere con tutte le nostre forze. Ecco, ma pensate di applicare l'ammenda anche al Parlamento in futuro?
Beh, adesso non c'è in programma, no, però per il futuro. Io lo auspico, perché personalmente credo che se i cittadini ti mandano in Parlamento con una forza politica, tu hai tutto il diritto di cambiare idea. È quello idea, che scrivono anche molti. Ma non è che te ne vai al gruppo misto a prendersi certo. lo stipendio ad aspettare esatto. che finisca. Te ne vai, semplicemente decadi. Decadi. Ecco. Però all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle non sono tutti d'accordo. Senta per esempio cosa mi ha detto ieri la candidata sindaco di Torino, Chiara Appendino, a proposito della multa. La multa è per chi tradisce il movimento, nel senso che per chi non porta avanti il programma e non rispetta eventualmente un impegno etico. Noi in realtà abbiamo un impegno etico, l'avevamo già nel 2011, lo stiamo anche valutando e comunque riteniamo che sia necessario avere degli strumenti per far sì che chi si candida poi porta avanti ovviamente l'impegno. Che ecco, si... però lei ha detto a Torino noi non lo applichiamo, ma chi l'ha deciso che non l'applicate? Abbiamo un'assemblea degli attivisti che si riunisce con questa, mi confronto, ci confrontiamo e in questo momento stiamo appunto valutando un impegno etico diverso da quello che ha applicato Roma. Senta, quindi niente contratto di fedeltà a Torino? No, è un contratto di fedeltà. Avremo comunque dovremmo valutare comunque delle forme che garantiscano che un cittadino, o meglio un candidato, poi ovviamente porti avanti quello che si è impegnato a fare, ecco. Quindi il programma. Ecco, Di Maio, è una dissidente, l'Appendino. Mi fa piacere che l'abbia conosciuta, dottor sì, Minoli, perché sì, sì. è la nostra candidata sindaco. E infatti, questo dimostra la totale autonomia dei nostri territori, ogni gruppo decide e si dà le regole che preferisce. Cioè, crediamo che a Roma ce ne sia bisogno, a Torino il gruppo ha sentito di non averne bisogno. E quindi è il territorio che decide? Sul Movimento 5 Stelle è sempre stato così, che ne dicano poi le varie... No, perché lì a Torino però non decidono, per amor di verità, non decidono attraverso le piattaforme, eccetera, ma un gruppo che si riunisce come tutti gli altri partiti, se vogliamo dirla semplicemente. Ma lì Chiara Appendino era una uscente su cui c'è stata l'unanimità del gruppo. Quando poi non c'è l'unanimità su una sola persona, noi ricordiamo forme di consultazione online, perché questi, i nostri iscritti sono iscritti ad una piattaforma telematica da cui con la loro carta d'identità possono votare per il loro candidato. Vabbè, però insomma, diciamo che il metodo lì si è allargato come minimo. Io credo che ci siano metodi differenti a seconda di come sono i territori. Vabbè, io credo ecco che questa libertà poi è sintomo di crescita del movimento. Appunto, no, è interessante vedere che le regole poi dopo si adattano alla realtà in un modo... Per forza di come... conto, poi noi siamo un paese così diverso, appunto. In diversi comuni e nelle diverse regioni. Quindi... Senta, ma intanto sull'Unione Civile avete lasciato libertà di coscienza, ma la libertà Guarda, di coscienza... Io non le posso dire niente perché tra mezz'ora abbiamo una conferenza stampa al Senato... E mi dica una cosa. Mi dica una cosa prima. Insomma... Beh, quello che già sapete è che noi abbiamo lasciato libertà di coscienza sulla stepchild, esatto. mentre siamo al 100% sulle unioni civili per approvarle. E questo sarà quello che dirà in conferenza stampa? Perché altrimenti le avrei dato uno scoop. Non me lo volevo dare lo scoop. Purtroppo oggi no. No, oggi no. Senta, torniamo ai Voltagabbana. Se qualche eletto in un altro schieramento venisse a bussare alla vostra porta, voi lo accettate? Beh, non è mai successo. No, ma dato che si stanno cambiando le regole, potrebbe succedere. No, io prima di tutto ci tengo a precisare che le regole si evolvono. Però si evolvono, si evolvono. No, perché per esempio... Non c'è assolutamente nessuna volontà di aprire a persone che vengono da altri partiti. Saremo degli incoerenti. No, ma per esempio... Tutto il diritto di chiamarci incoerenti. Di Maio, per esempio a Torino sì. nelle regole che sono state messe, oltre a quella per cui non ci possono essere i massoni, eccetera, c'è anche la regola per cui si può arrivare da altre esperienze politiche e essere accolti e candidarsi. Quindi diciamo un allargamento. Ma questo è un altro concetto. Guardate, Minoli, quindi il Movimento 5 Stelle è aperto a coloro che hanno avuto altre esperienze politiche e vogliono candidarsi con il Movimento 5 Stelle. L'importante è che abbiano fatto al massimo un mandato, perché come lei sa, da noi si rispetta la regola, due mandati e poi torni al tuo lavoro. Sì. Ma qui stiamo parlando di un altro concetto, che tu ti fai eleggere per esempio al Comune di Torino, facciamo questo esempio, sì. e poi durante la consigliatura passi col Movimento 5 Stelle rimanendo in carica. Sì. Questo non va bene. Non, tu questo non è possibile. Okay. Ti dimetti, torni okay. a casa e poi sì. ti ricandidi. Però a questo giro qui, noi nei capoluoghi di provincia e di regione, abbiamo chiaramente spiegato
che chi si è candidato in passato contro il Movimento 5 Stelle non può candidarsi con il Movimento. Senta. Semplicemente perché in questo momento sul carro del vincitore, se così lo possiamo chiamare il nostro, vogliono salire tutti e stanno provando a salire tutti. E noi abbiamo bisogno di regole ferre per evitare che approfittatori entrino nel Movimento. Senta, un'ultima cosa. L'Appendino mi ha detto che lei è per la stepchild adoption, cioè che avrebbe votato tutto. Voi lo scoop sta intorno a questa cosa qua? Non lo so, lo scoop della conferenza sta. No, io sono per ma lei l'avrebbe votata tutta ho completa? Ho già dichiarato che io sono per la stepchild, mentre per le adozioni gay per me ci vuole un referendum nel paese che chieda agli italiani se sono d'accordo per le adozioni gay. Non possiamo prendercela noi questa responsabilità come Parlamento di decidere su un tema così sentito dal popolo italiano. Senta, un'ultimissima cosa, ha sentito la notizia sui droni. I droni americani da combattimento possono partire da Sigonella, dice per ragioni difensive, ma insomma non siamo proprio a un filo dalla guerra? Sicuramente, e queste decisioni rendono un bersaglio la nostra gente e le nostre comunità, perché che siano droni americani o che siano droni marziani decollano da territori italiani che potrebbero essere oggetto di ritorsioni e ripercussioni militari. E questo mi spaventa, perché l'obiettivo nostro delle istituzioni italiane è difendere il nostro popolo. Quindi voi siete contro questa possibilità? Guardi, nel 2011, bombardando la Libia, abbiamo causato un flusso di migranti senza precedenti. Adesso vogliamo andare a bombardare altri posti del mondo per trovare... No, sempre della Libia, stiamo parlando sempre della Libia. No, le voglio dire che siano i droni verso la Libia o siano i droni verso la Siria. Il problema è che con le bombe noi abbiamo causato altri problemi. Qui ci vuole cooperazione internazionale e diplomazia. E un piano, noi ce l'abbiamo e l'abbiamo presentato più volte, per rimettere insieme la Libia e riappacificare la Libia. Non è facile. Grazie. Strada che non è mai stata provata. Vabbè, allora la lascio andare alla sua conferenza stampa per gli scoop e per gli altri giornalisti. Grazie. Arrivederci. Grazie. Mario,